lo svedese che rimane impassibile, è una fase del derby, ora esaltante proprio per i contenuti emotivi. Grazie.
Rossi e Bulls. Siamo tornati. Allora, questa premiazione sarà molto semplice, sbrigativa, anche perché dobbiamo passare subito a mangiare la torta, va bene? E il primo premio, il primo non è un premio, è un'attestazione. È un'attestazione che facciamo per un riconoscimento che abbiamo ad alcuni tifosi juventini che sono già acclarati. Allora, il primo che si dovrà avvicinare per ricevere questa coppa ricordo è al tifoso meno giovane, in pratica al tifoso più anziano che abbiamo tra questa compagine, questo club juventino, e la sarà assegnata, abbiamo deciso il nostro comitato all'unanimità, al tifoso juventino Mangeto Montagna. Fatto tra tutti i tifosi juventini, è stato assegnato al tifoso più simpatico che c'è mai a Roma. Siccome pensiamo che non sarà presente, dopo che abbiamo stabilito chi era il tifoso più simpatico tra il club Juventus di Marinopoli che stiamo per istituire, si è deciso di consegnarlo a Aurelio Romano e lo consegniamo al figlio. È stato assegnato al tifoso juventino più sfegatato, sarebbe a dire il più casinista, quello che non si arrende mai, qualsiasi cosa succede, li potevano portare in Serie C magari. E questo viene assegnato a Michele Calà. Viene assegnata al tifoso più piccolo. E oltre ad essere il tifoso più piccolo è anche il tifoso che non è stato mai battuto, questo quando è nato non ha mai perso. Adesso uno al verso di prima. Portaci dove vuoi, verso le tue conquiste. Dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi. Solo chi corre può fare di te la squadra che sei. Come un abbraccio noi e ancora noi.